Watta e a tutti ciurmai, benvenuti da giocherini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovo episodio. Come sempre ragazzi, io ringrazio tutti voi, tutti quelli che pazientemente si mettono a darmi suggerimenti e consigli nei commenti. Do un saluto speciale a Christian, sarebbe a dire, cioè, Crazen, alias Crazen, che è un estremo, proprio estremo, estremo appassionato di Resident Evil e si impegna a scrivermi commenti chilometrici dandomi anche suggerimenti e consigli. Per cui grazie a te, grazie a tutti ragazzi, grazie a tutti per il sostegno che state mostrando a questa serie. Allora, che dire ragazzi, che dire, che appunto mi avete dato tanti suggerimenti da seguire. Ovviamente non potrò mai ricordarmeli tutti ragazzi, io vi chiedo scusa se comunque mi vedete mentre gioco estremamente disorientata. Purtroppo il mio senso dell'orientamento fa altamente schifo, come già avevo detto, per cui consulto spesso la mappa, mi rendo conto. Dovrei imparare a memorizzare sicuramente un po' più le strade, ci proverò ragazzi. Proverò ad impegnarmi un pochettino di più. Mi avete consigliato comunque di non sprecare colpi, di raccogliere tutto e di poggiarlo nella casa, quindi avere a disposizione tutto quello che si può avere a disposizione. Ho tanti e diversi posti da visitare ancora. Sinceramente non so che altro portarmi appresso ragazzi che potrebbe servirmi. Ora come ora questa chiave non mi sembra aver visto, mi serva ancora. No, non lo so ragazzi, non rischierei di portarmela appresso. Fatto sta che mi avete appunto consigliato di imparare a combinare le polveri da sparo, quindi due polveri da sparo fanno i colpi per la pistola, mentre la polvere da sparo con quella di qualità alta fanno i colpi per fucile, se non sbaglio. Per cui, visto che ci siamo, magari mi faccio i colpi per fucile, visto che siamo qua e visto che per fucile ne abbiamo veramente pochi, per cui facciamo così. Ecco fatto, ma che meraviglia, yuppie, grazie ragazzi. Allora io direi che ero curiosa, ecco adesso che ci penso, di andare a visitare la biblioteca. Come potete vedere ragazzi, qua in giro ho lasciato tante cose, specialmente insomma polvere da sparo, questi oggetti qua, quindi non oggetti che potevano effettivamente servirmi a procedere, anche se in Resident Evil tutto è utile. Per cui devo andare al piano di sopra e voglio assolutamente andare a vedere cosa c'è nella biblioteca. Purtroppo Leo l'altra volta l'ho messo in una situazione di pericolo, per cui adesso è mezzo moribondo, per cui mi dispiace tanto di cuore Leo, però è andata così, che ci possiamo fare? Biblioteca dovrebbe essere... Ma dai, ho appena detto che non mi serviva la chiave di picche, porca miseria pupazza, invece mi serve per... Perché c'è improvvisamente questo effetto sonoro terribile? Va bene ragazzi, allora vado a prendere la chiave. Mannaggia la mia boccaccia, avevo detto che non mi serviva. Guarda caso mi serve per entrare giusto nel posto dove volevo entrare per primo. Ecco qua. Oh, ovviamente mi è stato anche suggerito di magari non mentre registro, insomma, di, come si dice, raccogliere tutti gli oggetti che posso raccogliere. Infatti penso che questa cosa la farò ragazzi quando non registro. Ecco qua. Tac. Fantastico. La chiave ragazzi questa non mi serve più, penso che la lascerò nella cassa per... Eccola là. Eccola, va bene, te equipaggiamo un attimo. Ah, potevo equipaggiare direttamente così. E state fermo però. Oh! Ma cazzarola, ho sprecato pure due colpi. Ah, questo qua si rialzerà di sicuro. Qua c'è qualcosa di viscido che si muove. Allora, io lo sapevo che non mi sarebbe piaciuto sto posto. Libro rosso. Va bene, lo prendo, ma... Oddio, ragazzi, sento tanti suoni e rumori molesti che non mi piacciono. Questo qua, eccolo là, lo sapevo io. E lo sapevo io. Ah, aspetta però, mi devo... Ecco, mi devo calmare quando devo sparare questi pezzi di merda. Eeeh, c'è una festa? Stai fermo. Allora, ah, questo possiamo spostarlo ragazzi, ma sentendo... Oddio, stare a sentire tutti sti versi sinceramente mi creano un poco disagio, ve lo dico proprio sinceramente. Allora, sto coso serve ad alzare,
Vediamo cos'altro c'è qua, se c'è qualcosa. Ok, qua no. Vediamo un po', ragazzi, un attimo. Guardiamoci un attimo intorno prima di smuovere qualsiasi cosa. Qua c'è una porta che si può aprire. Ok, che era questa qua, ovviamente. Quella che ci dava accesso dal luogo dove abbiamo preso il medaglione. Qua sopra cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Sto libro rosso si potrà mettere dentro una lista di sti scaffali. Ah! Ma vai a fare in... Ma va a cagare, va, mi ha fatto prendere un colpo. Qua pure c'è una porta. E vabbè. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Questo posto è veramente gigante. Aspettate un attimo, prima di entrare qua. Cosa c'è di qua, di qua, di qua? Niente. Sto libro rosso, chissà che cavolo serve. Posso esaminarlo però, attenzione. Ah, un oggetto in plastica a forma di libro. Sembra contempo... Ah, è il libro della statua! Sì! Ok, perfetto, perfetto. È quello che ci serve per quella statua. Allora, io direi di equipaggiare il fucile perché non si può mai sapere cosa si può incontrare. Sì! Un altro borsello! Oh, ragazzi, festeggiamo tutti insieme! Ma che meraviglia! Wow, altri 3 slot, anzi altri 2, me ne ha sbloccati 2, però adesso ne ho liberi 3. Che cosa meravigliosa, questo foglio cosa dice? Note di uno sconosciuto. Fanculo a quegli stronzi dell'amministrazione, mi hanno buttato fuori dopo tutto quello che ho fatto per loro. Oh, e va bene, vorrà dire che mi divertirò un po' prima che tutto vada a puttane. Li ho rinchiusi in una stanza, ho sbarrato la porta e piazzato del C4. Questo qua non mi sembra tanto una persona tanto normale ed era assunto. Mi basta solo farlo detonare e buonanotte a tutti. Però non è divertente se finisce così in fretta, magari potrei dare a quei bastardi qualcosa per cui valga davvero la pena urlare. Sì, darò a uno di loro un bel giocattolino e gli dirò: se uccidi quello a fianco a te risparmerò gli altri. Chissà che cosa farà. Blaterate tanto di giustizia e orgoglio, ma quante volte vi siete messi contro di me, contro il vostro superiore? Oh sì, siete proprio dei bravi poliziotti. Peccato che vi rimanga poco da vivere. Che spasso, ragazzi, ci manca solo un po' di musica. Abbiamo a che fare con uno psicopatico? Ammazza. Eccolo il C4. Non mi dica che ci serve questo. Oh, minchia, che culo immenso, ragazzi. Che culo immenso, non ci posso credere. Sì, sì, no, 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 rimettilo, rimettilo. Ah, non è che forse ci serve una batteria. Aspettate un attimo, fatemelo esaminare. Ah, eccola là, vedete perché avete fatto bene a dirmi di prendere sempre tutti gli oggetti, perché adesso la batteria mi serve, quindi dovrò andarla a prendere se voglio far saltare in aria sto posto. Munizioni, signori, munizioni, perfetto. Vediamo un po' cos'altro abbiamo qua. In Resident Evil non bisogna tralasciare assolutamente niente. Allora, là dietro ci sono delle assi di legno, ma da qua non posso accedere manco per il cavolo. Basta fare il giro. Così semplice. Così semplice. La polvere da spa. Vedete, ragazzi, che non mi voglio intasare l'inventario adesso con questi altri oggettini. È pur vero che mi potranno essere utili. Qua c'è un'altra porta, tanto per cambiare. Ragazzi, e là? Niente sorprese, eh? Oddio. Minchia, ma quanto è grande sto posto! Oh, quanto è grande! Qua io ci sono già stata. Può essere? Bella domanda. Può essere che io ci sia già stata qua, ma non mi sembra, sinceramente. Qua cosa c'è? A tutti i sopravvissuti, consideratelo come un regalo se avete la sfortuna di essere ancora vivi. Fate attenzione a quegli orrendi cosi che sembrano essere stati scoiati vivi. Eccoli là, li abbiamo soprannominati Licker. Sono ciechi come talpe, ma sembra che abbiano un udito incredibile. Se non vi mettete a correre come degli idioti sparando alla cieca, dovreste riuscire a evitarli, forse. Ad ogni modo, muovetevi come se foste mia nonna in carriola e camminate il più lentamente possibile. Chiaro? Ora non posso più stare qui a perdere tempo. Il dovere mi chiama e ho un amico da vendicare, David. Ok. Vabbè, tutti sti rumori non mi piacciono proprio per niente, però, proprio per niente. Allora, ah, aspetta, qua sì che c'ero stata. Qua sì che c'ero stata.
Sì, era qua che avevo visto passare l'Iker sulla finestra, è vero. Ok, allora, visto che siamo qua, mi converrebbe andare a prendere la batteria. Ok, qua infatti è dove ho ammazzato sto schifo. E questa dovrebbe essere la stanza dove è la batteria. Eccola qua, sì, mi basta entrare qui dentro e combinarla con questo dispositivo. Yuppie! Ecco fatto. Ah, adesso sì che funziona. Quasi quasi, visto che sto a sto piano, ragazzi, andrei a mettere il libro qua nella statua. Per cui, visto che ci sto, magari potrei raccogliere quello che posso raccogliere e me lo porto lì alla cassa. Tanto devo passare di là. Ma che cazzo state a fare, ragazzi? Dovete andarci piano con l'LSD, io ve l'ho detto, eh. Ok, eccoci qua. Possiamo pure lasciare tutte queste cose nella cassa. Che altro posso lasciare? La chiave, ovviamente. Il libro me lo devo portare. I colpi me li devo portare. Possibile, mi sono rimasti solo 4 colpi per la pistola? Eh sì, ne ho usati tanti. Ah, nella biblioteca. Allora direi di combinare, ragazzi, questa polvere da sparo, visto che ce l'abbiamo. Ecco fatto. Wow, minchia, 25 colpi! Alla faccia del bicarbonato di sodio, incredibile! Andiamo al piano di sopra e dirigiamoci verso la sala delle opere d'arte. Ecco qua, ragazzi, eccoci qua. Possiamo lasciare finalmente il libro e vedere che cosa ci dà questo tizio. Wow! Usa, usa, usa! Posso prendere lo scettro del potere? Davvero posso? E che diavolo me ne devo fare di questo maledetto scettro adesso? Con incastonata una gemma. Vediamo un po', esaminiamolo. Oh! Una gemma il cui valore sembra essere molto alto. Accidenti, ragazzi, guardate che cavolo di gemma spettacolare! Vabbè, non gli posso fare niente, ma qualcosa ci dovrà pur servire sta gemma rossa. Va bene, va bene. Perfetto, allora, infatti il magazzino delle opere d'arte adesso risulta completato. Proverei a tornare in biblioteca. Ovviamente, ragazzi, potrebbero esserci puntate in cui non succede niente di che, perché ovviamente se devo stare a esplorare principalmente prima magari di riuscire a risolvere enigmi eccetera, purtroppo potrebbero esserci puntate un pochettino noiose. Eccomi, ragazzi, sono tornata! Siete contenti? Io non vedevo l'ora di tornare. Allora, qua devo vedere che cosa devo fare però, ragazzi. Qua ci manca qualcosa, ci manca un elemento qua forse per poter usare questo affare. Può essere, la gemma non serve. Va bene, sì, ragazzi, sì, lo so che mi volete bene. Ah, minchia, posso spostarli tutti sti cosi. E ciao, a che cavolo mi serve spostarli tutti? Ma chi ti ha detto di scendere? Che cavolo dovrei spostarli tutti? Forse c'è, tanto qua comunque non mi fa passare, ragazzi, vedete. E a meno che non c'è qualcosa di utile. Allora, qua. Ah, qua possiamo far saltare tutto! Immediatamente. Ecco qua. Tac. Oh, merda. Fra 7 secondi esplode. Fra 5. Oh! Aiuto! Ammazza che botto! Ammazza che botto! Cos'è entrato? Lo so. Lo so. Lo so che è qui dentro. Lo so. Ok, fin quando sei tu, mi può pure andare bene. Qua c'è un medaglione. No, c'è pure qualcos'altro oltre a sto coso, ragazzi. Non può essere solo lui. E ben arrivato, amico, eh. Ecco. Ma statti un attimo buono, fammi vedere che cosa abbiamo qui. Pensavo fosse un medaglione, invece. Cioè, ah, l'altra combinazione, dell'altra statua. E vai! Dov'è il taccuino? 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 Eccolo qua. Caro mio agente, allora, signora Arco Serpente. Signora Arco Serpente. Signora, eccolo qua.
Arco. Pure tutto rovinato, sta merda. Eccolo qua. Sì! L'ultimo medaglione che mi serve! Fantastico, ragazzi, l'ho trovato! Attiva stato della dea. Il punto è... vabbè! No, no, tu no! Tu no! Schifo! Sei schifo! Mi sta per ammazzare, mi sta per ammazzare, mi sta per ammazzare. Ah, è caduto l'armadio qua. Pezzi di merda. Sì, però devi morire, la conce tu madre. È caduto l'armadio. Mamma mia, che infarto mi ha fatto prendere sto pezzo di cacca, come sempre. Cosa c'è qua? Polvere da sparo. Vabbè, dai, la prendo. Qua ci sono assi di legno, visto che ci siamo, ragazzi, le prendo. Calmiamoci un attimo. Ho preso tutto. Ho preso l'ultimo medaglione che mi serviva. Ma a questo punto devo uscire da lì. O devo prima. Cioè, vabbè, io non credo che comunque poi potrà rimanere tutto incompleto, ragazzi. Per cui direi di andarci, sì, di lasciare qualcosa nella cassa e di andare lì. Nell'ingresso principale. A questo punto non so se curarmi, ragazzi, come la mia salute. È ancora su attenzione, ma mi dispiace vederlo soffrire. È che entrambe queste cose curative servono a curare tutta la salute. Quindi mi avete consigliato di utilizzarli proprio in caso di estremo bisogno, di estrema necessità. Va bene, dai, aspetterò ancora. Allora, poggiamo la pietra, che non so quando cavolo mi servirà. Le assi di legno, il medaglione ci serve. Abbiamo una piccola parte. Va bene, dai, allora uso la pianta, uso la piantina. Questo lo rimetto a posto. E mi è rimasto, vabbè, 9 colpi per il fucile. Non abbiamo altra polvere da sparo normale? No. Va bene, allora la lascerò qua un attimino. Vabbè, allora. Facciamo così, curiamoci, ecco fatto, salvo, perché non si può mai sapere, ecco fatto, e quindi non ci resta che inserire l'ultimo medaglione, che era il nostro obiettivo di adesso. Wow! Emozione, emozione! Eccolo qua, tenente, tenente, ha visto! Trova una via di fuga, poveraccio, sta esalando l'ultimo respiro. Vabbè, pensavo volesse condividere con me questa gioia, eh. Grazie per dare più importanza al suo dolore. Zuh, che egoista. Io, senza paura. Oh, e chi ci vuole andare là? Così va sottoterra. Bene, usciremo da qui. Tenente Brana! Tenente Bambi! Dan! Oddio, è morto. Dobbiamo andare. Ehi, Marvin. La portiamo subito in ospedale. Ma che ospedale? No, no, io penso a salvarti. Forza, l'aiuto. Vai! Senta, possiamo ancora uscire insieme. Serve solo... È troppo tardi. Ci ho provato, Leon. Ma ora è troppo tardi. Non possiamo lasciarlo diffondere. Ora tocca a te. Adesso vai. Va bene. Povero tenente, raga. No, vabbè, dai, mi dispiace comunque. Poverino, poverino. Guarda che comunque già si è diffuso il virus. Non è che perché tu resti qua dentro non si diffonde, capisci? Oh, ma mi sta chiudendo! Ma mi sta chiudendo! Non la deluderò, Marvin. Scusa! E tutte le cose che ho lasciato incomplete di là! Ma no! Ma non ho visitato più un cazzo! Ma dai, raga, io non mi aspettavo sinceramente che proprio mi chiudesse fuori. Cioè, anzi, mi chiudesse dentro. Ma dai, ho lasciato pure tutto. Vabbè, la cassa penso che poi si potrà avere accesso. Eccola qua, infatti, la cassa è qui. Però tutte le cose che ho lasciato incomplete là, tutte le cose che ho lasciato lì. Ma non è giusto. Uffa, devo completare ancora tante cose. Ma io mi auguro che in qualche modo, ragazzi, poi ci si possa riaccedere. Perché, cioè, mo ci sto a rimanere proprio in merda, capite che vi voglio dire?
perché cioè volevo farlo comunque bene. Che palle, sto modellino qua cos'è? Wow. No, raga, però, dai, che delusione. Uffa, volevo fare, per una volta volevo fare le cose per bene. Ah! Allora, a sto punto... No, vabbè, polvere da sparo, aspettiamo ancora a combinarla. Però, vi sto ripetendo, ragazzi, che ci sono rimaste estremamente di merda, perché... Pensavo che comunque si potesse continuare ad accedere alla stazione di polizia. Cioè, ci sono tante stanze che non ho manco visitato. Che palle grosse. Ma scusa, non l'avevo curato lui? Che cavolo, eh. Oh, mo sì. Va bene. Andiamo più giù, vabbè. Bella merda, però. Bella merda, ragazzi, veramente. Ci sono rimasta male. Che cosa sto facendo? Che cosa combino? Quanto sono stupida. Ah, vabbè, ok, non può portarne più di così. D'accordo. Ah, non c'è bisogno di combinarle perché ce li ha automaticamente, come possiamo vedere. Mamma mia, com'è buio. Preferivo di sopra, sinceramente. Posso tornare di sopra? Ah, Dio Gesù. Sì. Oh merda. C'è nessuno là? Che sta succedendo? Oddio, non so dove andare prima, ragazzi. Che palle, perché qua posso pure continuare a scendere. Non so se ci rendiamo conto che posso continuare a scendere. Niente scherzi del piffero, eh. Per favore, perché già ho una delusione in corso dentro di me. Non posso sopportare anche altre cose. Cosa c'è qua? Granata frammentazione, ammazza. Impugna e lancia, può essere usata per contrattaccare premendo L1. Ok, va bene, la prendo. Cambia arma secondaria, L1. Ah, ok, e poi la seleziono così, fantastico, ok, ok. Qua che cosa abbiamo? Non capisco cos'è. Beh, ci serve comunque un affare che noi non abbiamo per aprirlo. Cosa dice qua? Take armi speciali. Ma io la voglio l'arma speciale. Posso aprire? Yuuu. No, a quanto pare no. È chiusa, va bene. Qua che dice? Poi semplicemente porta chiusa. Ok, allora torniamo di sopra dove c'erano tutti quei rumori molesti. Ovviamente. Non mi fate prendere colpi. Anche se me lo devo aspettare. Assolutamente, che me lo devo aspettare. Vediamo un attimo se qua c'è qualcosa che ci può servire, che non si sa mai. E là? C'è nessuno qua? Yuhu! Ammazza che posto. Qua cosa c'è? Non possiamo interagire con niente, è tutto bloccato. Yuhu, c'è qualcuno là sotto. Qualcuno di amichevole, ovviamente, che non voglia mangiarmi le budelle e il cervello. Posso dire che mi fai così schifo che mi viene da vomitare? Cristo. Posso dirlo? Aspetta, forse... Lo posso dire che fai così schifo che fai vomitare? Ah, sai pure parlare te? Fantastico! Ma mo me devo arrabbiare. Fa male. Mi rendo conto. E a chi non gli farebbe male? Oddio, che schifo. Ah, forse devo colpire qualcosa. Può essere. Devo farlo fuori. Ma dai, davvero? Volevi continuare a stare in sua compagnia per caso, Leo? Ma che cazzo dici? Oddio. Ma vedi che sta spaccando tutto. Testa di rapa. Ma devo aspettare che gli esce qualcosa o che? Dai, ma quanto cazzo resiste questo? E sono finiti pure i colpi.
Ma posso usare una qualcosa? Ah! Aspetta, con calma. Proviamo ad usare la granata. Ecco, sarà servito a qualcosa? Ho un po' di dubbi. Ma scusa, ne? Non mi dica esplode! Ok. Qualcuno mi sta osservando. Ci bastava questo con l'occhio gigante a stare che te sta osservando, no? Ancora qualcuno? Non c'ho più niente! Non c'ho più i colpi per il fucile. Minchia, non pensavo che mi servissero. Mo sto pezzo di merda mi ha fatto cadere, tra l'altro. Qua ci sono dei proiettili. Non so se è il caso di andarli a prendere. Oh mio Dio. Oddio, stare sinceramente in mezzo a tutto sto fumo e non farmi vedere niente mi creano un poco disagio, sinceramente. Che altro c'è qua? Piantina, direi di prenderla visto che ci siamo. E sembrerebbe non esserci più niente. Va bene, non ci resta che visitare comunque un po' tutto prima di andare su, direi, visto che ci siamo. Spulciamo per bene tutto sto posto. Qua ci sono altri proiettili. Perfetto, la cosa mi piace. Vorrei avere proiettili per il fucile, sinceramente. Proprio sinceramente parlando. Però non fa niente, dai. Pianta rossa. E dove altro dovevo andare? Qua ci sono altri proiettili. Ma tutti questi proiettili a me puzzano tantissimo né merda. Qua cosa c'è? Una granata, perfetto. Che tanto l'ho appena usata. Un'altra piantina. E che altro? Ok, nient'altro, perfetto. Abbiamo preso tutto quello che potevamo prendere. Direi di andare su. Oddio ragazzi, quanto aveva fatto brutto sto coso. Cioè, ma quanto li hanno fatti schifosi. Proprio diciamoci la sincera verità. Quanto li hanno fatti schifosi. Allora, qua possiamo entrare. E direi di non perdercelo. Polvere da sparo, fatto sta che adesso non posso combinarla con niente, accidenti, vabbè dai, la prendo. Un'altra pianta, dai, mi sono caricata tantissimo di qualsiasi cosa. Qua non possiamo aprire. Qua penso sia inutile provare a avventurarci perché cadremmo lì sotto. Va bene, ok. E meno male che avevo detto che non doveva succedere niente oggi. Ah! Sì, sì. E là... c'è qualcun altro qui? Questo possiamo usarlo? Per fare che? Oh. Ok, adesso che mi ha spostato la pedana... ah certo, posso andare di qua. Perfetto, perfetto, perfetto. Ragazzi, io ci sto ancora rimanendo male per la stazione di polizia, ve lo giuro, eh. Ve lo posso proprio giurare, perché tra l'altro io non avevo idea che... facendo detonare quella cosa c'era il medaglione, che quindi avrei potuto andare direttamente di qua, ve lo giuro. Era mia intenzione fare le cose un po' meglio, un po' più approfonditamente. Un altro borsello! Ma che meraviglia! Ma quanto vi posso voler bene? E ci hanno messo la cassa e ci hanno messo la macchina da scrivere. Ma è tutto così meraviglioso. Ma io vi voglio un mondo di bene. Solo in questi casi. Posso avere un mondo di bene soltanto in questi casi. Allora, depositiamo questo. Qua sì, c'ho della polvere da sparo che ovviamente userò con questa per fabbricarmi i colpi del fucile. Direi pure subito. Ecco fatto, perfetto. Solo 4, però vabbè, dai, fa niente. Poi c'ho altra polvere da sparo. Polvere da sparo però non la userò perché ce n'ho parecchi di colpi. Che altro ci posso lasciare? Vabbè, adesso abbiamo abbastanza spazio. Direi di combinare una pianta verde con una pianta rossa, direi, visto che ci siamo. Ecco fatto. E di... allora, no. Di depositare questa. Quella ritenerci, cioè ritenerci uno spray medico, ritenerci la granata, le granate. Ok, non so se portarmi altro, sinceramente parlando. Boh, me porto le assi di legno, ma non so quanto mi possano servire. Vabbè, dai. Comunque me le porto.
Allora, ragazzi, io salverò qui la partita. Che dire, è stata una puntata un po' inaspettata, nel senso che io non mi aspettavo di lasciare indietro la stazione di polizia. Vi ripeto, comunque fatemi sapere se magari più tardi ci si potrà riaccedere, se si potrà di nuovo avere accesso a tutte le cose che ho lasciato lì, perché ho lasciato lì tante stanze pure che non ho visto, ragazzi. Per cui ovviamente continuate a lasciarmi tutti i vostri suggerimenti qua sotto, perché vi assicuro che mi leggo sempre tutti i commenti. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!